Norvegia e la Calabria insieme per certificare al meglio questo prodotto che poi qui viene lavorato e lì invece viene pescato. Cosa c'è insieme e il consorzio quando vale, quando sarà poi nella piena operatività? Sì, è un binomio che ormai è vincente, diciamo, tra la Norvegia e la Calabria, Mammola, c'è questo ponte che è con lo stoccafisso, che ad oggi Mammola è riconosciuta per la sua lavorazione dello stoccafisso e per la sua cucina, ormai a livello mondiale. Le certificazioni stanno dando grandissime soddisfazioni anche perché dal pescato alla tavola garantiamo alle persone che gustano questo prodotto una identità del prodotto naturale, possono vedere che è un pesce non allevato ma bensì selvatico, e la lavorazione che ancora ad oggi a Mammola avviene in modo artigianale e con dei metodi pure naturali. E niente, a Mammola sta nascendo il consorzio dello stocco per dare ancora una garanzia al prodotto, una tracciabilità sia allo stoccafisso che a tutti i prodotti che fanno parte delle ricette tipiche calabresi, oltre alla lavorazione pure del nostro prodotto, e diamo una garanzia a chi ne fa parte. L'iniziativa è dedicata, diciamo, all'IGP, che siamo stati i primi a ricevere il marchio IGP e quindi saremo, diciamo, come paese modello per l'IGP delle isole, dello stoccafisso delle isole Lofoten. Non poteva mancare, diciamo, come paese più importante Mammola, diciamo, è un paese che ormai porta alto il nome sia dello stocco di Mammola che quello delle isole Lofoten. Noi puntiamo molto sulla qualità del prodotto, e la ristorazione è un mezzo per far degustare il nostro prodotto di qualità alle persone che ormai arrivano da qualsiasi posto del mondo a mangiare lo stoccafisso, che è cucinato con i nostri prodotti tipici calabresi, e fa di esso un grande prodotto e mantiene ancora alto il nome del paese e delle nostre aziende che ogni giorno ci dedichiamo con fatica al nostro lavoro quotidiano. Come si realizza la vostra certificazione? Cosa fa il vostro consorzio? Cosa fa questa certificazione per il prodotto? Sì, stoccafisso di Lofoten IGP significa è un merluzzo che arriva dalle mare di Barents, che nota tutta la lunga via nelle isole Lofoten, soprattutto dove c'è un microclima. Questo succede in inverno, quando è la più grande immigrazione del merluzzo del mondo. A Lofoten, in questo periodo, che è da febbraio a marzo, c'è un microclima che è perfetto per essiccare lo stoccafisso fuori in aria aperta, quindi viene essiccato fuori in aria aperta da di solito febbraio-marzo fino a ultimo maggio-giugno, 3-4 mesi.